Il 21 agosto si è conclusa la settima edizione della Rocca delle Arti, la manifestazione che vuole essere una vetrina per le eccellenze territoriali nel campo dell'arte, dei mestieri e delle tradizioni popolari e che anche quest'anno ha riscosso un grande successo di presenza. Numerosi visitatori che si sono affollati nel centro storico del paese per ammirare le creazioni di artisti e artigiani e per gustare la gastronomia locale con l'immancabile stand dei cavatielli, un piatto tipico della tradizione cilentana. Organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune di Rocca Gloriosa, la Rocca delle Arti ha come scopo principale quello di incentivare l'artigianato come forma di sviluppo e di risorsa del territorio. Per 3 giorni artisti e artigiani espongono i loro lavori nei caratteristici vicoletti, che si trasformano per l'occasione in una mostra a cielo aperto. Artigiani del legno, della pietra, saponificatori, mostre di uncinetto, ma anche esposizione di antichi mestieri, come l'angolo di Sabato Nicoletti, che ha esibito i vecchi attrezzi del falegname e un aratro per buoi. Immancabili gli appuntamenti con i laboratori, quello con la cottura di ceramica Raku di Gennaro Ricca e Mauro Donegà, il laboratorio a cura di Nicolangelo Marsicani e l'analisi sensoriale dei mieli cilentani curata da Francesco Antonio Cavalieri. Tra le novità di quest'anno la rievocazione storica rigorosamente in abiti d'epoca, offerta dall'associazione Conte Carafa, la lacrimosa storia di Romeo e Giulietta della compagnia teatrale scenica Frammenti, la mostra iconografica e filiconica, una raccolta di immagini sacre di Andrea Perilli e i racconti di vita, di luce, di emozioni dell'associazione teatraria 84060 Arti Visive. Per l'occasione, nelle 3 serate di festa è stato possibile visitare 2 musei archeologici, il Museo Antonella Fiammenchi in via Borgo Sant'Antonio e l'Antiquarium in Piazza del Popolo, che hanno prolungato l'apertura per tutta la durata della manifestazione. Il tutto allietato da musiche itineranti, canti e balli popolari e gli artisti di strada, che hanno animato con spettacoli vari le 3 serate.